internazionale e aperta al mondo, con lo sguardo attento a quel che succede fuori, la Festa della Ceramica fa 21. Il numero dell'edizione che aprirà i battenti il prossimo 7 settembre sarà infatti contraddistinta dalle contaminazioni culturali. Avremo la presenza di una mostra sponsorizzata dal Ministero della Cultura croato, avremo la presenza dei fratelli belgi che vengono per i 50 anni del gemellaggio e di un artista argentino, del massimo artista argentino, che terrà un concerto sabato sera qui nella Piazza di Nove. Come sempre, grandi protagonisti i laboratori, le conferenze, gli workshop, le degustazioni e anche gli spettacoli, ma ci sarà anche un momento per celebrare la ricorrenza della Grande Guerra. È un anno che si caratterizza non solo per le 999 ciotole cuore di nove, ma anche per una edizione legata alla Grande Guerra di queste ciotole. 100 ciotole che ricordano i 100 anni dalla Guerra Granda. Per l'occasione riaprirà i battenti Palazzo Baccin, la fabbrica dei Tosi. L'8 settembre andremo a riaprire questo storico palazzo, un palazzo settecentesco, sede della manifattura Zanolis Bellini Zarpellon, che dagli anni 20 ha saputo rinnovare lo stile della ceramica di Nove, producendo delle figure soprattutto moderne in stile déco. Sarà il nuovo cuore della ceramica in città. Della ceramica e della cultura, perché oltre ad avere delle teche espositive per il museo, sarà anche il luogo di studio per i nuovi giovani novesi. Tre giorni di eventi e magia che promettono di rivelare i segreti di un'arte antica, colori e suoni che raccontano e fanno vivere la storia.